Assumono importanza fondamentale le vaccinazioni stagionali contro l'influenza, che oggi sono sempre più rivolte alla specificità dei ceppi virali che circolano e abbiamo dei vaccini che sono veramente eccellenti. Un'altra vaccinazione molto importante è la vaccinazione antipneumococcica che mette al riparo l'anziano dalla polmonite batterica, che è una delle cause fondamentali dei ricoveri in ospedale e delle malattie che insorgono durante un ricovero ospedaliero o possono insorgere durante un ricovero ospedaliero. Non bisogna poi dimenticare le vaccinazioni decennali contro il tetano e contro la difterite, che sono malattie che comunque non ancora incidono soprattutto sulla popolazione anziana e soprattutto nelle donne che non sono state vaccinate. Per ovvi motivi, perché il fatto che una volta l'uomo faceva il militare, quindi veniva sottoposto a vaccinazione. E quindi il richiamo decennale a queste due vaccinazioni, secondo noi, è d'obbligo. La cosa più importante è che il mondo mediatico segua le indicazioni e soprattutto i personaggi che sono effettivamente dedicati a questo e che abbiano comunque la corretta preparazione. Perché molto spesso questo ambito della medicina è trattato in maniera forse un po' superficiale nelle università e solamente innamorandosi dei vaccini si riesce a capire il loro valore. In più si può utilizzare il sito vaccinarsi.org che è stato messo a punto dal nostro gruppo vaccini della Società Italiana di Igiene e Sanità Pubblica che dà le indicazioni sia all'utente sia agli operatori.